È la mia prima presenza al Comitato della Regione, alle sedute plenarie come membro della rappresentanza dell'ECR. Devo dire che questa circostanza combacia con un dato su cui le regioni in particolare stanno concentrando molto la propria attenzione, ovvero gli effetti che sul piano delle entrate ha prodotto il Covid. Sul piano territoriale, lo dice il barometro che per l'appunto sarà presentato, ci sono circa 180 miliardi che mancano all'appello nelle regioni e nei comuni europei. Per quanto riguarda l'Italia sono 27 miliardi, veramente una manovra, di questo parleremo, per fare in modo che ci siano correzioni rispetto a quello che è un dato propriamente territoriale, il fatto che quando fermi le città fermi anche le entrate che spesso si collegano all'utilizzo della città. Da questo punto di vista sono anche altre le ragioni che ci portano qui a considerare particolarmente rilevante questa sessione che ricade nell'ambito della settimana delle regioni, anche perché non possiamo dimenticare che nelle Marche in particolare stiamo affrontando una transizione della transizione, mi riferisco alla ricostruzione, al terremoto, che dovrà essere concepita anche cercando di riportare tutto il quadrante della ricostruzione entro i crismi e gli schemi della transizione ecologica, ricostruire bene, presto, ma anche in maniera aderente a quelli che sono i dettami di questa Green New Deal, su cui nelle Marche ci giochiamo una fetta importante di credibilità. Quali sono le vostre richieste alle istituzioni europee alla luce anche dell'Eurobarometro di cui ha parlato, ovvero di enormi obiettivi nelle entrate degli enti locali europei? Che in particolare la misura un'Europa più vicina ai cittadini tenga conto di questo deficit, che rende ulteriormente necessario, anche in previsione della stipula del nuovo accordo di partenariato, tenere da conto quelle che sono le esigenze urbane, proprio perché una parte consistente di sfide europee si giocano proprio nelle grandi concentrazioni. Da questo punto di vista è necessario assolutamente che vi sia una più ampia possibilità di intervento per quanto riguarda il sostegno ai sistemi locali. L'Europa c'è e funziona nella misura in cui rifletta quell'impostazione multilivello che ne rappresenta il tratto distintivo. Da questo punto di vista, quindi, più attenzione alle città, alla misura 5. Ma la Regione Marche purtroppo dalla prossima programmazione europea entrerà in transizione. Da questo punto di vista le sofferenze sono quelle che risalgono agli ultimi 10 anni, che sono stati davvero molto impegnativi per una regione che fino a 15 anni fa era la 7ª regione più manifatturiera d'Europa. Ora ci ritroviamo in un range invece di indicatori macroeconomici che ci fanno scivolare verso il sud. Da questo punto di vista una delle richieste che in maniera più impegnata il Presidente Acquaroli ha fatto è che anche le regioni che entreranno in transizione, ma che ancora non lo sono perché l'accordo di partenariato non è stato siglato, possano nel PNRR avere gli stessi benefici delle regioni del sud. Da questo punto di vista infatti sia Umbria che Marche saranno sud, ma non lo sono ancora, però nel frattempo molti degli stanziamenti vengono effettuati, come dire, penalizzando quelle regioni in difficoltà, ma che non sono ancora ufficialmente in difficoltà. Un commento sul dibattito sui collegamenti con il fascismo della destra, in particolare con i Marchi? Ma noi abbiamo una classe dirigente forte, impegnata, che da questo punto di vista, come ha detto anche Giorgia Meloni, ha fatto già da tempo i conti con il proprio passato. Siamo una classe dirigente giovane e sappiamo che il tratto decisivo delle nostre politiche è quello che rispetta totalmente i principi della nostra Costituzione, su cui tutti abbiamo giurato, io compreso, che ho fatto per tanti anni il sindaco. Senta, per quanto riguarda terremoto, appunto, come diceva prima, e transizione energetica, i due aspetti come verranno coniugati dalla Regione Marche, che non sembra mai quella che poi dal terremoto del 16 ha avuto? Sì, esatto. Sì, il 62% dei danni sono stati tutti sofferti dalla popolazione marchigiana, lo dico purtroppo con estremo dolore e sofferenza. Da questo punto di vista il punto è che non dobbiamo accontentarci del com'era dov'era, perché non si tratta di riportare le lancette dell'orologio marchigiano al 23 agosto del 2016, si tratta di indicare come elemento costitutivo della ricostruzione anche l'elemento innovativo della transizione digitale ed ecologica. Da questo punto di vista il PNRR che citavo prima, per la parte del fondo complementare, prevede degli stanziamenti dedicati
che sono stati concepiti proprio per far sì che la ricostruzione non sia solo tempestiva e sicura, ma anche aderente a quelli che sono gli standard di una, come dire, costruzione pienamente rispondente a quelli che sono i criteri del Green New Deal. È più costosa però una ricostruzione che sia meno energivora, una ricostruzione più rispettosa delle questioni e della sensibilità. Ci stiamo impegnando su questo, con la struttura commissariale, con il commissario Legnini c'è una piena intesa da questo punto di vista. Ora nel breve stiamo affrontando un problema importante che c'entra molto con l'economia circolare, il problema delle macerie. Le macerie pubbliche sono state quasi tutte rimosse, sono ancora a terra 4 milioni e 200 mila tonnellate di rifiuti di macerie private. Da questo punto di vista cominciamo a registrare delle difficoltà perché una volta macinate queste macerie non troviamo destinazioni per poterle impiegare in ossequio ai principi per l'appunto dell'economia circolare. Stiamo molto applicandoci su questo e possono essere di grande aiuto alcuni dei principi su cui si va uniformando la transizione ecologica, proprio perché abbiamo bisogno ad esempio che i grandi driver delle costruzioni pubbliche, Ferrovie dello Stato, ANAS, Società Quadrilatero, possano prevedere l'utilizzo dedicato e sistematico proprio delle macerie del terremoto. Sarebbe un ottimo contributo a quell'idea che prima cercavo di esprimere di una ricostruzione che non sia solo un mettere insieme le case, ma renderle più performanti nel rispetto dell'ambiente.